Di nuovo insieme a Caffè Sport, è il momento tanto atteso, quello dello scherzo telefonico all'attaccante del Città di Castello, Claudio Missaglia. Un piccolo preambolo: l'accusa è molto semplice, quella di aver combinato una partita in modo che finisse con un determinato risultato. Il problema è che stavolta a fare la telefonata non è stato Alessandro, non è stato Sabatino, ma è stato il presidente del Città di Castello, Stefano Caldei. Guardiamocelo allora. Enzo, mi passi Missaglia, sì, che so che è vicino a te. Pronto? Claudio, buongiorno. Buongiorno. Ascolta, io tutto. Ieri sera ho preferito non dirti niente, però ci è arrivata una raccomandata da parte della Lega. Io adesso sono in ufficio e fra 10 minutini sono in sede. Quando arrivo in sede, no, ti do uno squillo, tu non ti fai vedere da nessuno e vieni qua in sede. Ma mi è arrivata sta lettera da parte della Lega Calcio, dove si parla di deferimento del calciatore Missaglia Claudio, calciatore della SD Pontevecchio. Perciò credo che si riferisca al periodo che tu sei stato alla Pontevecchio. No. In relazione alla gara Pontevecchio Fiesole Caldine del 14 settembre 2013, il procuratore capo della Federazione Italiana Gioco Calcio, Stefano Palazzi, deferisce alla commissione disciplinare il calciatore Missaglia Claudio, all'epoca dei fatti tesserato con l'SD Pontevecchio. A giudizio di codesta procura, dal ricevimento dei tabulati telefonici risulta che il Missaglia sarebbe stato intercettato dal dirigente dell'OSD Fiesole Caldine, tale Illuminati Eugenio, che non so io chi non sia. So chi sia. Ecco, per interposta persona. Ah, okay. Alla vigilia della gara, allo scopo di alterare il risultato della stessa, per far sì che il punteggio finale esatto fosse di 1-2 in favore dell'US Fiesole Caldine, in cambio di euro 10.000 versati al Missaglia. Sì, la Madonna, il c***o, una banda di dementi, secondo me. Io... Ma di che parlavo, porco, di che parlavo? Stamattina dopo la rifinitura in palestra, ho dovuto chiamare, perché è una cosa un po' particolare, una cosa un po' delicata. Sì, ma è una cazzata mostruosa questa. Ho capito, Claudio, però... Sia chiaro, porco, questa è una tronca che proprio non sta in cielo né in terra. Il deferimento rientra nell'ambito dell'inchiesta Dirty Soccer, quella famosa dove sono coinvolti in voto dei calciatori, con il riferimento specifico al campionato 2013-2014 e vede coinvolti anche altri tesserati del Fiesole Caldine. Il suddetto Missaglia. Quindi solo io della Pontevecchio e altri persone. Come in pratica, a quello che dicono, te saresti messo d'accordo con qualche calzatore del Fiesole Caldine. È una buffonata incredibile comunque. Il suddetto. Vabbè, fammi finire, dai, così dopo vengo giù qui. Sì. Il suddetto Missaglia Claudio dovrà presentarsi presso la commissione disciplinare ubicata in Roma, via il 27 novembre 2015, alle ore 9, per rispondere alle accuse di cui sopra. E queste devi sì, siccome ti dico proprio subito questa cosa, siccome io non ho fatto un cazzo, adesso io chiamo Zaganelli e voglio sentire le intercettazioni. Se le intercettazioni ci sono, faccio macello nella più fine, porca, quello è poco ma chiaro. Perché adesso voglio sentire le intercettazioni, se non c'è, chiamo l'avvocato, questo è il problema. Chiamo l'avvocato e vediamo che succede. Io fra 10 minuti, quando arrivo, ti do uno squillo e vieni qua in sede. Vabbè. Tanto chiamo l'avvocato, porta la sede. Va bene. Adesso vediamo. Però se non c'è niente, butto per aria ogni cosa, Dopo sapere, dopo impazzisco, Va bene, dai, ci vediamo. Va bene, tra un po'. Dai, ciao. E questo tombe. Bip 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 bip. Neanche il foglio. No, è che Claudio, no, se una cosa. A me Stefano, mi frega il cazzo. Mi frega la sega, Stefano. Perché non è vero, quindi denuncio tutti per diffamazione e più i soldi. Ma mi frega il cazzo. Perché il Fiesole Caldine si è giocato la prima o la seconda del campionato. Metterò a posto di
La partita di campionato, la prima e la seconda per 10.000 euro, ma sai come gli culo i 10.000 euro? Essere più 150 per diffamazione? Io ragazzi, capito, però per noi è un problema questo. Tu ti posso giocare domenica ad esempio? Non lo so, questo sentiremo, no, le altre sfere, se inficia qualcosa, no, a livello, ma la domenica non c'entra niente, è un problema per noi a livello, anche a livello societario, cazzo, claro. Vabbè, ma tu ti fai le sposte, siete con me, addio. E quindi mi tocca fare subito un'assemblea straordinaria, riunire, no, e farlo presente a tutti. Ah, sì, per forza, quello. Dopo, cazzo me ne frega. Che viene fuori. Vabbè, sei un ritardato, Nicola. Scusate, l'ufficio stampa di Campo Sport, è l'ufficio scherzi. Vabbè, benvenuto a Campo Sport. Sì, mi hai preso per male per me, per l'Elisa, Nicola, male. Elisa svenia, ma tu non lo sa. No, è la stata grande, claro. Ma gli state telefonata? Certo. 8.000 vestiti. Ma tu che cazzo lì? Facciamo un applauso a Claudio Missaglia, la tua reazione contenuta davvero, insomma. Mi sono sempre contenuto. Ti saluta Eugenio Illuminati, fra l'altro. Ti manda Illuminati. Tanti cari saluti, ma facciamo però un applauso anche davvero a Stefano Caldei, il presidente della città di Castello. La seconda parte tutta senza copioni, totalmente improvvisata, è stato veramente un attore strepitoso, anzi dovremmo averlo al telefono se non sbaglio. Chiedo conferma alla regia, eccolo qua. Allora, buonasera Robert De Niro di Città di Castello, alias Stefano Caldei, buonasera presidente. Ciao Nicola, buonasera a tutti. Ti sentiamo lontanissimo Stefano, o sei svenuto, insomma, vista la reazione di Claudio? No, assolutamente. Di solito dormi. Mai è svenuto Claudio, non io. Ti ringrazia Claudio, fra l'altro, l'hai fatto diventare grande protagonista. No. Presidente, ciao qua. Mi spieghi che fai ancora sveglio, che di solito sei a letto a st'ora? Lo sai che già hanno scoperto tutto? Hanno già saputo che tu e Susil siete andati giù insieme, domani arriva il deferimento e domenica siete in tribuna e Susil vicino a me e tu vai vicino a Innocenzo. È entrata la grande nella parte. Per tutto il primo tempo. Va bene, ci mancava anche questa. Ascolta, ma hai mangiato le tre mele oggi? Sì. A posto. Tutto bene. Perché le tre mele, presidente? Allora, vai, una botta al cerchio e una alla botte. Spiegaci, no, le tre mele. No, questa delle tre mele. Perché la no. Perché la sera io mando sempre le mele. Che mi dà niente di strano, credo. Rossa o gialla, presidente? Come? Rossa o gialla? La una mela. Rossa e due gialle. Una rossa e due gialle. La okay. Verde la scarta. la verde. Un abbraccio mister Sabatini. Grazie presidente. Buonasera. Chiariamo anche l'antefatto al volo però Stefano, insomma, perché è stata tutta registrata all'interno dello stadio Bernicchi con Claudio Missaglia sul terreno di gioco intrattenuto da Enzo Amantini, Fabio Calagretti spettatore non pagante che alla fine se la rideva e si è preso anche gli insulti di Claudio, Stefano Caldei nascosto in sede, un'organizzazione praticamente perfetta, davvero un grazie alla società del Città di Castello sono riusciti a far fare una figura barbina a Claudio Missaglia, lo scopo era assolutamente questo, insomma. Vai Claudio, allora saluta tu il presidente, dagli la buona notte con le tre mele. Presidente, per fare questo buonanotte, scherzo hai perso 3 ore di sonno, comunque buonanotte, ci vediamo domani. Torna a casa presto, domattina. Prestissimo. Buonasera a tutti, ciao. Un saluto a Stefano Caldei. Senti Essu, vuoi mandare un messaggio anche tu al presidente? No. Tu no. Senti, preferisco di no. Come? L'abbiamo ancora in linea? Domenica la vede vicino a me la partita, no? Chi, Essu? Essu, vicino a lui, perché sì. C'è l'indagato, guardate. Anche Essu è indagato. E come no? Tutti e due. Senti, Essu, un attimo, Stefano, Essu, con tre mele che cucina faresti, così al volo? Adesso, ci seriamo. Un dolce, che dolce fai? Una torta di mele la fai? No, non lo so fare. Niente, allora, ti va male, Stefano, niente torta di mele, by Essu, sì, grazie. Buona serata al presidente della città di Castello, notte. Stefano Caldei. Ale Saba, via, date un voto secco a Caldei, uno secco a Missaglia.
10 a Stefano Caldei, è stato veramente... Il bippatore è 10 e mezzo, sì, non so, sì. Il signor bippatore chi è? Il signor bippatore, Francesco Scapicchi, che anzi ringraziamo per le riprese e per il montaggio.